nuovo vlog a cavolo. Porca di quella miseria, non sono riuscita a fare il mio primo ordine della mia attività online perché le linee dell'internet e i server non vanno. Ora l'accanita sfiga mi si è rotto il phone, devo andare a comprarne anche uno, scusate. Dopo dobbiamo andare a comprare almeno un phone. Dove siamo in diretta? Adesso lungo. Sì, dunque, scusatemi se vi ho lasciato in attesa. Il fatto è questo, ho un computer che è vecchiotto, ha 8 anni, ha preso già una scoppola che è stato riparato e tutto. Per poterne comprare uno, una persona deve poter anche avere la possibilità. Ho lavorato, questo sì, però il computer che a me serve supera lo stipendio che ho sempre preso. E poi, quando non ti fanno le rate, le palle girano. Quindi, non ci è materialmente possibile di poter migliorare il servizio sia di grafica di YouTube, per potervi dare una qualità maggiore di video, che anche la possibilità di poter lavorare in maniera corretta. Un po' anche perché è successo tutto quello che è successo giù in Meridione, in Bassa Italia. Anzi, scusate, nel centro Italia, questo terremoto, che le linee dell'internet non tanto funzionano, di conseguenza non va neanche il server per il mio lavoro. Si tratta di un lavoro che sto gestendo per guadagnare qualcosa in più da casa, e se mi va tutto bene a me, posso inserire anche voi. Ci metto la mia faccia, che così almeno, se qualcuno è più in gamba e riesce a guadagnare qualcosa di più, che si, ci sa già fare, ben venga ogni sia tipo di soldo e di guadagno. Adesso sto andando a fare proprio questa commissione, che si è spaccato il phone mentre che ero lì, che stavo a momenti rimanevo con i capelli senza neanche potermi asciugare. E tempo per fare le creazioni penso di averne da domani in avanti. Anche perché per poter fare i primi ordini anche di Rocher o di Avon implica del tempo. Non so magari se sono io con la linea dell'internet che... Comunque contatterò il server, cioè contatterò la team e vedrò quello che posso fare. Adesso sono in giro qui a Legnano, è una gran bella giornata. Però premetto una cosa, tante volte le persone si arrabbiano con me, io cerco sempre di essere disponibile verso gli altri, e quando non mi riesce, pur avendomene sopportate di tante, sia sul luogo di lavoro che fuori, si incazzano pure. Questa cosa mi dà proprio fastidio, mi dà fastidio. Intanto c'è papà che guida, sto girando il video, eh. Vabbè. Mi dà fastidio questa cosa di passare per una persona che è poco seria, quando dall'altra parte ti viene usufruito un servizio che è scarso. Cioè, vorrei ben vedere, devi fare i codici, accesso, email e tutto il resto, e diventa un problema. Se devi andare anche a caccia di clienti, è... Renumera poco il tempo di stare via internet, e per di più anche con tutto quello che è successo giù saranno le linee anche tutte quante intasate, interrotte, congelate e tutto il resto. Scusatemi se sono magari un po' ripetitiva. Vogliamo andare a quella di Viale Sabotino? Che magari è meglio. Sto andando un attimino qui all'Esselunga perché mi hanno detto che cercano del personale. Provate a vedere se magari avete dei figli che sono giovani. Provate a vedere se potete... Dicono che cercano sempre all'Esselunga. Chissà perché non trovano mai. Visto che me lo stanno sempre dicendo, non trovano mai. Boh. Non, manca anche la credibilità della cosa. Ma è un mondo assurdo. È veramente un mondo veramente assurdo.
Sto parlando un pochettino arrabbiata, vi prego di scusarmi. Però i mezzi che ci vengono forniti sono quelli. Mancano i soldi, punto. E mancano a chiunque. C'è chi spende in un modo, chi spende in un altro. O fai una cosa o ne fai un'altra. Non ti consentono di fare due cose in contemporanea. E sto cercando di migliorarmi, anche perché c'è parecchia gente che vedo via internet che sta lavorando con questa ditta. Parecchie persone che hanno storie come la mia o le vostre anche, spero sempre migliori. E allora bisogna cercare di fare in questo modo. Ma questa dove cacchio sta andando? C'è il passaggio pedonale qui e va in mezzo alle macchine. Beh, insomma, very normal people, very normal people. Qui a Legnano fa molto freddo ed è una gran bella serata. E a male in cuore che le persone vadano a farsi una vacanza e si ritirino morte. Io poi vorrei sapere anche un'altra cosa, scusatemi la polemica, ma se quell'albergo era in pericolo da ieri, perché non lo hanno evacuato? Perché non lo hanno evacuato st'albergo? Perché non hanno aiutato quelle persone? Perché non si sono mosse da ieri mattina che stavano segnalando? Li vai e fatti due. Dunque, a fare un video acquisto al momento mi è impossibile, almeno che il signorino qua non voglia acquistare qualcosa. I fatti miei sono fatti miei, perché se non vanno le linee dell'internet, non c'è servizio, la cosa si ripercuote su di me. Adesso sono problemi per tutti, per quei familiari, per quelle persone che hanno perso le persone là dentro, ulteriori altre vittime. Cioè, prevenire si dice che sia meglio che curare. Però se prevengono devono tenere chiuso, e quindi gli va anche a scapito della loro economia. Ma adesso sono andati molto meglio, vero? Quindi voglio emanare un messaggio non ho parole. Veramente che non ho parole per poter descrivere la situazione che c'è in questo momento. In Italia non si può fare niente, perché se vuoi fare anche un atto di beneficenza costa, e i soldi? Adesso mi sto recando in questo posto dove mi ha detto una mia amica, tentiamo anche lì di fare una certa cosa. Non diciamo niente per scaramanzia, però speriamo che le cose volgano al meglio, perché come è entrato questo 2017 si preannuncia un anno peggiore del 2016, veramente molto peggio. Bisogna vivere veramente con entusiasmo quello che si ha, però tante volte ti viene proprio un po' di sconforto, di rabbia, veramente. Voglio spiegare letteralmente com'è la situazione. Penso di essere stata abbastanza sincera. Scusatemi di questa introduzione un po' così, però anche i vlog possono servire. Che cavolo, mo. È andato. È tornato in giro. Sono venuta qui un attimo all'S Lunga a fare quel servizio. Mi hanno detto che devo sempre accedere via internet. Va bene, andiamo via internet, perché scusatemi l'introduzione del video precedente, perché non mi va di fare la figura di una persona che è una quacquara qua, che non lo sono. Guardate qua, Legnano è una gran bella città, niente, proprio un bellissimo cielo, una bellissima serata, peccato che non sia così per le altre persone.
perdonatemi lo sfogo, però purtroppo si è così. Ci vediamo. Ehi là, ciao a tutti, nuovo vlog. Almeno prima ne ho fatto uno, ho fatto un piccolo video un po' polemico, però già ho avuto la contestazione di lui. Guardate qua, eccolo qui, sto qua, eccolo qua, l'individuo che guida. Niente, oggi ho cercato di fare il mio primo ordine e purtroppo non ci sono riuscita perché un po' le linee dell'internet non funzionano, il mio computer è anche un po' vecchiotto e quasi facevo una figura da ebete per questo, ci rendiamo conto? Le linee dell'internet, i sistemi non vanno, perché con tutto magari quello che è potuto succedere, quello che sta succedendo giù, sono magari intasate e tutto, e tante volte passo io per una che non sa fare le cose. Guardate un po'. Niente, io mi sto avviando all'interno del network marketing giusto per guadagnare qualche cosa in questo periodo e, come dicevo, come ho sempre detto anche a lui, per poter acquistare le cose ci vogliono i soldi. Mi sarei comprata un computer nuovo, però non avendoci neanche un contratto, devi spendere uno stipendio per prenderne uno, una macchina di buone condizioni, di buone prestazioni. Finora non si era mai avuta tanta esigenza come adesso. E se potrò lo cambierò, spero di potermi avviare bene in questa attività, sia per quanto riguarda i ricami che altro, e network marketing di altre marche, come vedo anche da profili di altre persone. E che hanno cambiato la loro vita, e spero, cioè io vedo tanto positivismo in questa mia nuova attività, che può essere gestita anche come dopo lavoro. Se posso in un secondo momento aiutare anche voi, appena che mi sono avviata bene io, vi riaggiorno. Intanto provvedo all'acquisto dei prodotti per me stessa e li proverò, visto che comunque non mangio frutta e verdura in maniera tanto diretta. La frutta ancora qualche cosina, però roba paesana, ecco perché la cosa che si compra adesso a me mi dà un sapore acidognolo in bocca, mi sta, e salutare quello sì, però mi dà fastidio, non è come la mela che mi dà zio Pasquale, ecco, è quella la mela, quella che compra zio Pasquale dalla ziarella, come le chiamate, le ziarelle le chiamate voi, giusto? Poi, giusto per completare la mia giornata, ho fatto per mettermi, stavo lavando i capelli, si è scassato il phone. A momenti non riusciamo a andare. Vai che sennò arrivano, cioè. Adesso sto andando al Media World 2 minuti per poterne prendere almeno uno. Così, sono andato con quello d'emergenza, quello che è più vecchio, che ha tutto il diffusore fuso. Dunque, mi ha detto una mia amica che all'Esse Lunga stanno cercando, quindi se siete interessati provate anche voi a fare la domanda su internet, magari anche per i vostri figli, è meglio che diciamo anche queste cose. E ora sono qui all'Ocean di Rescaldina giusto per andare a prendermi il phone che si è rotto stamattina, che a momenti andavo a fuoco. E subito papà, subito ho chiamato il divo, il papà, con santa pazienza mi ha assistita. Anche la persona che mi sta inserendo in questa nuova attività ha avuto santa pazienza con me, però diciamo che la cosa mi ha messa un pochettino in brutto, cioè mi ha messa un po' in difficoltà, perché
per colpa del fatto che i sistemi di internet non andavano, sono passata io per una persona poco raccomandabile, insomma poco seria, svogliata e tutto, e che quindi da dietro ha portato malessere alle altre persone. Se questo si è ripercorso anche su qualcuno di voi, mi dispiace, però anche quello che faccio non va bene niente. Eccolo qua il cliente che si lamenta. A parte, devi raddrizzare perché sei tutto storto. C'è la cosa della pianta qua, attenzione. E niente, purtroppo in Italia andiamo sempre peggio. Adesso nel frattempo che stavamo venendo qua ho visto i due agenti di polizia locale correre. Era successo un incidente su un posto dove non c'è neanche il passaggio pedonale, fra l'altro. E sentivo una litigata dove uno diceva all'altro: sei tu che ti sei buttato sotto. Adesso sono belle rogne, ma belle rogne. Quando uno deve passare una brutta serata la passa. Ma secondo me sì, perché se non c'è il passaggio pedonale non puoi passarli sopra, se anche, sono anche in torto e pretendono di aver ragione. Ma mi sembra che questa era anche extracomunitaria. Fra l'altro il papà di una mia amica qualche anno fa, sempre qui a Legnano, c'erano delle persone che per la massima disperazione si buttavano cercando di poter provocare un incidente e fregare i soldi dell'assicurazione. Ma dove cacchio stiamo vivendo? Ma veramente? Pensiamo anche un pochettino al malessere, perché per quanto ci può essere entusiasmo e ottimismo, la sera almeno un attimino di quella positività c'è, perché quando vedo il team di quello che sto facendo, della webinar che sto facendo, vedo tanto entusiasmo, tanta gente che ha avuto già i primi risultati, mi mette di buon umore, sono anche felice per loro che hanno potuto guadagnare grazie a questa azienda. Speriamo in bene che ci possa riuscire anch'io, e se ci riesco io mi potete anche contattare per far entrare anche voi. Adesso domani provvederò all'acquisto del prodotto, se funzionerà il sito di internet non scoccerò più la mia capa, perché insomma anche lei da fare e renumerare sui, cioè, via internet e tutto, e si cerca di fare quello che si può. Purtroppo al giorno d'oggi è diventato difficile fare tutto, poi le linee che non vanno dovutamente a tutto, anche tutto quello che è successo giù in Bassa Italia, in centro, che le ha bottate di neve, le scosse di terremoto, danni e morti. Prevenire era meglio che curare, però, se quell'albergo l'avessero evacuato ieri, certo, era molto meglio. Guardate che belle luci rosse che ci sono, hanno una bella atmosfera. Niente, vado semplicemente lì a prendere un pacco di pile e un phon della... mi faccio consigliare da qualcuno dei miei amici lì. Secondo me è stato il fatto del sovraccarico, stacca e riattacca la corrente per il portalampada che c'è stato che ho avuto il guasto, che tra l'altro mi dovevo anche sentire, ci mancava anche questa. La casa ha anche 50 anni, è rotta, quindi l'impianto è vecchio. Papà è vecchio. Papà è... eccolo qui. Papà è vecchio, la mia è vecchia, cioè è tutto vecchio. Papà, ti vedi? Sì, sì, mi vedo. Ti vedi, eccolo qua, siamo qui, eccoci qui. E ve lo faccio vedere meglio, va. Eccolo qua. Eccoci qua. Sparaflesciamoci una foto in mezzo qui, va. Sarebbe bello poter lavorare in libertà. Condividiamo questa cosa, perché c'è gente che lo fa. Vi lascio dopo, se no qua dentro mi arrestano se riprendo, Ma arrestano a me che ci... Allora, dato che sono in miseria, paga lui.
Eccolo qui. Paga lui. Se non ci sono i genitori, come si fa al giorno d'oggi? Come si fa? Pensiamoci, che loro non sono tranquilli, loro non sono tranquilli sul nostro futuro, loro. Sono preoccupati. E anche noi. Però. Speriamo sempre di campare 100 anni. E con i prodotti la vita fisica sicuramente migliora, perché si vedono di certi cambiamenti. Anch'io che sto semplicemente facendo una dieta per questo momento, perché i prodotti mi devono ancora arrivare. Cioè, guardate la faccia. La faccia si vede nettamente. Me ne sto accorgendo proprio dal video. Almeno io mi vedo un po' più. Se magari non si è rotta la videocamera. Ci vediamo, eh. Dunque, sono di ritorno dal Media World di Rescaldina. Ho preso un phon della Remington, dopo ve lo faccio vedere. Le pile per registrare la webinar di stasera, il registratore vocale. E così almeno facciamo la formazione con delle persone molto competenti che ti danno anche un tanto aiuto, tanto, tanto aiuto e tanta voglia di fare. Quindi posso studiare tranquillamente tramite loro. E le loro tecniche stanno lentamente funzionando. Certo, non posso pressare le persone nell'offline. Ecco, nel lavoro offline. Anche perché comunque il prodotto so che è buonissimo questo qua. Quindi speriamo bene, dopo cercherò di collegarmi se va tutto bene per fare la formazione via l'applicazione che dicevo, che hanno detto loro, e sperando che funzionino le linee dell'internet. Almeno io oggi ho avuto delle grosse difficoltà, sia per il server loro che per probabilmente le linee dell'internet che non vanno perché sono intasate. Tutto quello che sta succedendo giù è l'inferno, quindi diamo anche precedenza a loro. Saranno ghiacciate, saranno rotte, quindi perciò ci sono errori di server, cose che non vanno. Ma già l'altro giorno dall'ACI, quindi non sono io ebete, la gente ha anche delle cose da fare. Ho fatto 5 tentativi per andare a pagare il bollo dell'ACI, il bollo della macchina lì all'ACI. 5 tentativi, la prima volta erano chiusi, la seconda volta non lo facevano di pomeriggio, la terza volta non andavano i sistemi, la quarta volta ho sbagliato io, ho portato l'assicurazione anziché il bollo, la quinta volta sono riuscita. 5 tentativi per andare a pagare un bollo di macchina. Oppure vado in farmacia a prendere un farmaco per mio papà, non c'è una volta che non devo ritornare. Una. Adesso per fortuna quel medicinale lì gliel'hanno tolto, però o non hanno una cosa e ne hanno un'altra, o non hanno nessuna di tutte e due. E non, cioè, non una sola farmacia, ma tante altre farmacie in giro per tutta questa città. Cosa andazzo nei farmacisti? Adesso si incazza. No, ma non sto dicendo, però tu mi rechi un disturbo, tra virgolette, a me che devo andare in continuazione, ecco. Loro non hanno colpa. Però quel medicinale lì abbiamo dovuto prendere e ritornare più volte per poter andarlo a prendere. Prendere devi ordinarlo. Questa è l'Italia. Adesso stasera ho un incontro formativo, una webinar di lavoro. Non si finisce mai di imparare e posso dire di
poter prendere il volo da sola, piano piano ce la farò, come hanno fatto gli altri, ce la farò anch'io. È ora di ribaltare un pochino le cose. Quindi, se si può guadagnare social, socializziamo. Il web marketing è una cosa abbastanza in espansione, quindi poi la vita ovviamente è seria. Se aiutano le persone con i prodotti di più buona, di buonissima qualità, è una cosa certamente positiva. Assumere la frutta e la verdura in maniera diretta significa anche magari prendersi pesticidi e porcate varie che certi sanno benissimo, tutte quelle diserbanti, tutte quelle robe che mettono sopra, mentre prenderla tramite questa azienda sicuramente è molto meglio, è molto meglio, perché è assolutamente priva. I frutti sono cresciuti in maniera assolutamente naturale, quindi anche la maniera di assunzione è molto più sicura, perché non ti prendi il verde rame, la roba pompata dall'albero, che tante volte quando vado a comprarle lì al mercato hanno un sapore acido, e quelle che invece prende mio zio come mele sono veramente una cosa buonissima, perché sono fatte da una signora che loro conoscono. Quindi preferisco investire per la mia salute mangiando bene, e mi permette anche un'ulteriore perdita di peso, ovviamente legata anche alla mia dieta normale, quindi integrerò le due cose. E contattatemi se siete interessati sia a quello che Avon che Yves Rocher, quindi su quello non abbiamo problemi. Scusatemi se sono sempre ripetitiva, però perciò li chiamo vlog a cavolo. Sto giungendo a casa, adesso mangio, farò vedere brevemente quello che ho preso e ritorneremo con la mia amica a fare la spesa di alimentari sempre lì all'Ocean di Rescaldina. Dovrò prendere delle cose tramite il negozio sempre di Yves Rocher e ci vediamo dopo. Dunque, la mia giornata è volta molto al meglio prima di andare a letto. Ho imparato tramite questo gruppo di persone un po' di positività. Ho visto questa gente molto positiva e credo in questo progetto. Vi farò sapere prossimamente nei video. Intanto vedete, guardate qua, ho studiato, ho anche preso appunti. Ecco qua, ho anche preso appunti, ho fatto il mio dovere per stasera, d'accordo? Dunque, vi volevo far vedere quello che ho preso al Media World di Rescaldino. Ho preso il phon, che è questo, della Remington. Apriamolo un attimo, scusatene, che sono qua che ho il cellulare attaccato sotto carica perché ho fatto la webinar di lavoro. Fatemi sapere, perché forse posso aiutarvi in questo momento di crisi. Aspettate un attimo. Oh, porca! Scusate, adesso guardate un attimo il mio lampadario. Aio. Comunque, eccolo qua. E della Remington è simile a quello che avevo prima, eccolo qui, con il suo diffusore,
Eccolo qui, madò. Eccolo qua il diffusore. L'ho pagato al Media World di Rescaldina. L'ho pagato 24, scusatemi, 29,99. Eccolo qua. Sotto. Poi ho comprato le cartucce della mia stampante HP, perché tutte quante per il nuovo lavoro ho dovuto stampare un bel pacotto di roba. E le ho pagate 24,99. Poi ho acquistato anche le batterie queste per il mio registratore vocale della lezione e la webinar con i coach della network marketing che sto facendo. Veramente, guardate che i prodotti sono veramente ottimi. Le Panasonic le ho pagate 4,99 euro, sono qua e sono 6 più 4, eccole qua. Dunque adesso rimetto via il mio, scusatemi ancora un attimo, il mio phone, domani lo proviamo. Qua. Ecco qui. Dunque, scusatemi se prima magari mi sono lamentata un po', però ci vuole anche questo perché il vlog è una quotidianità della persona. E quindi puoi avere attimi di, come si può dire, su e giù durante la giornata? Entrando in questo team, io in questo momento, come penso che mi possiate vedere, mi sento molto più motivata e più carica. Per chiunque fosse interessato, mi contatti magari scrivendo un commento sotto questo video. Premetto che la cosa è assolutamente gratuita, è solamente un link, non dà alcun tipo di vincolo. Fate anche voi come ho fatto io se volete cambiare la vostra vita. Almeno provateci. E potreste acquistare magari anche dei prodotti che possono essere, che sono sicuramente buoni anche per la vostra salute di sicuro. Non è un annuncio questo, è una cosa che io sto facendo e voglio rendervi partecipe anche a voi. Ci vediamo in un prossimo video, appena che mi sarà possibile inventarmi qualche contenuto. Da domani, visto che potrò inserire il mio primo ordine, perché oggi, come ripeto, i sistemi non andavano, spero che domani vadano almeno per quei 4-5 minuti che posso inserire e acquistare i miei prodotti. Poi dopo, social a tutta carica, straordinariamente libera. E vediamo. Magari posso riuscire a creare qualche cosa su Mary Ricami, perché sono Mary Ricami anch'io. Però anch'io ho la vita lavorativa. Quindi, sperando in un più a febbraio o marzo, quello che potrebbe essere, sperando anche che si blocchi il mio vero lavoro, si sblocchi qualcosa, io intanto sono libera di poter fare quello che voglio e farvi partecipe anche di questa cosa che io sto facendo. Ci vediamo, io vi auguro per adesso, adesso che sono le mezzanotte quasi. Buonanotte. Mi raccomando, mettetemi almeno un pollicino in su, un mi piace per incoraggiarmi. Un commentino, anche un vaffa, va bene, mi accontento.
perché oggi è stata una giornata un po' così. Mi sono innervosita vicino al computer e ho rischiato di fare una figuraccia che non vorrei fare, perché io non sono una persona, una quacquara qua, cioè. Però manchi anche di serietà quando non hai un apparecchio sotto, tra virgolette, che è valido. Bisognerebbe cambiarlo, ma ripeto, se non c'è possibilità con contratti a termine di poter fare un finanziamento, quello lì va ancora bene. Adesso è cresciuto ancora di più l'utilizzo dell'internet, bisogna utilizzarlo anche per il lavoro e soprattutto per quello, perché senza di quello non puoi fare più niente. Allora ci serve per forza il computer, perché alcune impostazioni dei social network sui telefoni non ci sono. Però da questo lavoro si può utilizzare tranquillamente la connessione ad internet del cellulare e il computer di casa. Mamme, persone che hanno bisogno di arrotondare qualcosa, e mediante la strategia che poi dopo loro vi diranno, le cose vengono. Poi sarete voi a dover decidere, ovviamente. Io intanto ho acquistato i miei prodotti e bado alla mia salute, per prima cosa, che non è una cifra da strafottio. Adesso vediamo, però non mi posso ovviamente adesso lanciare ancora a pubblicizzare esplicitamente la cosa. Però so gente che c'è dentro e so che i prodotti sono buonissimi. Ci vediamo, mi raccomando, iscrivetevi al canale e guardate la mia bella faccia quando sono più cessa e quando sono più... Mamma mia, mi sento strafiga adesso, stasera, dopo quella webinar che ho fatto, perché mi hanno incoraggiata, e questo è importante, è un benessere psicofisico. Buona serata, ciao a tutti, mettetemi il mi piacino e il commentino, anche il vaffa mi raccomando, magari se volete anche il vaffa mi accontento, ciao!